Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra serie dedicata a Ciccio Graziani. Dopo questo drammatico calciomercato invernale che ci ha portato la dirigenza a un ricco 58, siamo qua per conquistarci la Serie A. Non so bene se ci arriveremo, nel senso magari ci cacceranno via prima di arrivarci, però nel senso peggio del così non si può fare, no? Per cui carichi con tutta la stima della dirigenza che sta alle nostre spalle, ci manca... Ah, oggi tanto dobbiamo rilanciare le ricche pippe che abbiamo comprato a gennaio, gli pseudocampioni. Gli pseudocampioni, dunque abbiamo il Vicenza, dove si trova il Vicenza adesso? Sta ottavo a 37 punti, noi stiamo a pari punti con Salerno e Bari. Se non vinciamo col Vicenza è brutta vera. Per cui io direi, beh, tanto l'Austria che ha ritirato l'offerta ci frega poco al momento. Allora... Abbiamo. Cuffati, il buon Cuffati e Singh. Cioè, sarà veramente da ridere. Riproviamo entrambi oggi e vediamo come va. Perché, vabbè, li facciamo subentrare perché non ho veramente il coraggio di metterli titolari. Mettiamo Nimeina che sta andando bene, nonostante Kwan sia più forte al momento. Salviamo e via. Io mi auguro che, nonostante il calciomercato scandalosamente triste, si riesca comunque a fare qualcosa di buono. Perché altrimenti, nel senso, io credo che ci stanno tenendo al momento solo perché abbiamo un ottimo rendimento in campionato. In caso contrario potrebbe mettersi male. Allora, siccome la situazione adesso è questa e non abbiamo granché da fare, io direi come prima cosa di spostare le finanze tutte sul budget trasferimenti. Budget stipendi lo mettiamo a zero, così magari risaliamo un po'. Una bella distribuzione del budget fatta come si deve. Per il resto non possiamo fare nulla. Se io volessi assumere uno per la primavera, prima di andare, ecco. Fabio Perez, questo portoghese, se non sia mai che si riesca, fai seguire il giocatore, fai seguire. Che licenzia. Dunque, mio caro Perez, cercaci qualcuno in Australia e Nuova Zelanda. Ho sparato la cosa più folle del mondo. Durata 3 mesi, tipo... Aspetta. Dotato, ala, regista, portiere, attaccante. Vogliamo un attaccante australiano. E basta, direi, perché un osservatore mi è più che sufficiente al momento. Dunque, qua non possiamo fare nulla. Qua è veramente terribile la situazione. Volevo vedere se c'era modo di chiedere alla dirigenza qualche soldo. Vivaio, non c'è modo di accedervi. Allora, Mister F. Perez sarà in Australia per 3 mesi alla ricerca di nuovi talenti. Ci invierà i resoconti mensili sui suoi progressi e sui calciatori che riuscirà a trovare. Usa questi resoconti per ingaggiare i giocatori nella squadra primavera o per continuare a seguirli e sapere di più sulle loro capacità. Perfetto, direi che va benissimo. Ci faremo una primavera ricca di australiani. Incarichi, dimettiti, offerte nazionali. No, la mia carriera. Che cosa c'è qua? Niente, vabbè. Qua abbiamo... Ah, qua c'è il resoconto. Giocate 28, vinte 14, pareggiate 8, sconfitte 6. Vabbè, dai. Poteva andare molto molto peggio. Tanto prendiamo 15.000 euro al mese, credo. Ho intravisto qualcosa del genere. Comunque, bando alle ciance. Ciaramitano torna per affrontare la sua ex squadra. No, devo leggere sta cosa. Questa sfida di campionato di metà stagione vede la squadra Trapani ospitare la formazione Vicenza. La compagine Trapani si trova davanti in classifica, ma la squadra Vicenza farà di tutto per ridurre le distanze e scalare le posizioni. L'ultimo incontro tra queste due squadre ha visto prevalere la formazione Trapani. Allenatore Vicenza e i tifosi della compagine Vicenza vorranno vendicare quella sconfitta. Graziani è apparso ottimista circa le chance di successo della propria squadra contro la formazione Vicenza. Non siamo riusciti a dare continuità ai nostri risultati, esortito il tecnico della compagine Trapani, ma dobbiamo ripetere le belle prestazioni che ci hanno permesso di ottenere le ultime vittorie. Vabbè, c'è Ciaramitano che torna. Probabile formazione. Gioca Ciaramitano? No, ha fatto, non lo mettono neanche. Ci hanno comprato Ciaramitano e manco lo fanno giocare. Vabbè.
Andiamo al dunque e vediamo se si riesce a vincere sta partita. Giochiamo in bianco per una volta. Stiamo sempre con questo Bordeaux avelliniano che a poco serve. Un possesso palla, caccia di spazi. Bravo Brunone! Niente. Super portiere. Stavo già pregustando il gol della vita. Mamma mia! Dopo 12 minuti poteva essere veramente il momento topico del match. Ma di quanto è uscita sta palla? Ma non ce si crede. La domanda sarà: ma noi a fine stagione che cosa ci inventiamo? Visto che vanno via sia Moreira che Guerrieri. Non abbiamo i soldi per riscattarne nessuno dei due. Anche perché non abbiamo preso accordi. Sarà veramente brutta a fine stagione. Brutta. Primo tempo di altissima qualità, devo dire, per entrambe le squadre. Scozzarella. Mezzo tiro in porta per uno. Mamma mia, si capisce anche perché c'è una qualità a centrocampo per entrambi gli schieramenti che... Mamma mia. C'è un doppio cambio. Jacopo Cuffati e Jackie Chand Singh. Ma chi sono andato a comprare? Vabbè. Stupitemi. Dai ragazzi. Io ho fiducia in particolare in Cuffati. Vai Cuffati. Facci vedere di cosa sei capace. Vai Cuffati. No! Bravo Perce, esce a testa alta come il miglior Nesta sull'asse dei neoentrati. Vai Jacopo! Vai! Non può. È fallo mio, favorevole. Sono forti sti due. In realtà, no, vabbè, buoni tutti. Chi c'è che batte le punizioni? Dunque, Scott. No, vabbè, io non ce la faccio con questo. Facciamo una cosa un po' più schifosa. Tipo così. No! Ma. Un altro risultato. No, vabbè, non ce la voglio credere. Della squadra avversaria non fa che aumentare i loro rimpianti. Non ci voglio credere a sta traversa. Bravo! Antonino! No! Ma a parte che ti ha fatto la scivolata, ma buttate per terra, Antonino! Porco Giuda, rigore al 90esimo. Bravo Antonino, niente, non entra sta palla. Non entra, non c'è verso. Non c'è verso. Scozzarella. Ma che cos'è? Scozza, bravo. No. C'è il fischio dell'arbitro, gara che... Io odio il recupero a questo gioco. Era scattato da 10 secondi, 3 minuti di recupero, non ci ha fatto, fa manco mezza azione. Vabbè, comunque partita scandalosa. Cioè io voglio rivedere quella traversa di coso. Di Petkovic, cioè non... È veramente scandaloso qui. Cioè la traversa ancora vibra. Vabbè. Niente, è una serie iper negativa, non so neanche io per quale motivo, non si riesce più a segnare. Comunque, il 4-3-1-2 secondo me può funzionare e devo dire che anche i neo acquisti non sono affatto male. Sebbene li avessi bollati come delle ricche sole, non sembrano affatto male. Per cui, partendo da qua, tra l'altro scusate, in classifica, fermi tutti un attimo. Classifica Trapani 46. Il Bari ha perso all'ultima. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo preso un punto al Bari. Il Salerno è secondo. Ribaltone. Il Carpi è crollato in quinta posizione. Comunque, allora io direi di puntare su Petkovic, che potrebbe essere il nostro grande sacrificio di fine anno. Andiamo su creazione occasioni, posizione attacco, finalizzazione e potenza tiro. Oppure tiro distanza e tiro al volo. Io vorrei che lui migliorasse un pochino in questo. Precisione, tiri al volo e tiri dalla distanza. Per cui facciamo questo. Poi io vorrei. Vabbè, qua è sulla via del tramonto.
Nimain, che mi è così giovane, no? Controllo palla. Se tu migliorassi un po' in controllo palla, mio caro Nimain, non saresti affatto male. Per cui con te insistiamo. Poi, dunque. Colombatto potrebbe crescere bene. Potrebbe. Cuffati ha 23 anni. Io voglio allenare il buon Cuffati. E il buon Cuffati lo voglio allenare in controllo palla e dribbling. Per cui super tuo uomo difficile. Poi, per quanto riguarda il resto, io punterei su Perce, che il difensore è l'unico che ci siamo sicuri di tenere il prossimo anno, visto che Yaogai è in prestito all'Inter e non credo che ce lo potremo permettere. E poi gli attaccanti, voglio vedere Singh se riusciamo a migliorarlo un po'. Mamma mia, posizione attacco 46, una cosa ridicola, però se lo alleniamo in maniera piuttosto discreta, forse, e dico forse, si potrebbe anche sperare di venderlo a fine anno. Io punterei su un attaccante, visto che è bassino, sul dribbling. Vediamo un po' se questo tipo di allenamento funziona. Intanto Nimain ha preso 3 punti. Dribbling, controllo palla e resistenza è aumentato di 1. Devo dire che sono abbastanza contento di questa fase di allenamento. Che ci abbiamo adesso? Ci abbiamo? Non riconosco lo stemma, minimamente. Chi è? Cittadella, che dove sta in classifica Cittadella? Cittadella è 21esima in classifica. Vabbè raga, questa la simulo. La simulo sperando che non ci sia la sorpresa della morte, perché almeno col Cittadella cerchiamo di velocizzare un po' i tempi. Allora, io prego in tutte le lingue del mondo. Ho paurissima. Calabria ammonito. Stiamo perdendo col Cittadella, ragazzi, ma che... No, vabbè, ragazzi. Calabria pareggia, Petkovic infortunato. È la cosa peggiore. No. No. Ma che cosa? Ma non simulerò mai più niente nella mia vita, io. No, vi prego. 7 giorni. Oddio. Oddio, vabbè, non è veramente fattibile simulare nulla, non lo faremo mai più, perché se perdo col Cittadella, meno male che il Bari ha riperso un'altra volta, ma che... Il Bari sta crollando in maniera veramente inaspettata, meno male. Allora io continuerei... Allora, Petkovic ovviamente non si può allenare al momento, per cui subentriamo con... Con chi subentriamo? Con Coronado. Con Colombatto. Colombatto secondo me potrebbe diventare un giocatore discreto. Per cui io punterei qua. Vediamo un po'. Anche perché ragazzi, se noi non... Cioè io adesso devo concentrarmi, secondo me, poi correggetemi se sbaglio, sull'allenare un pochino anche chi non gioca, perché in maniera tale che se possa vendere. Perché se non abbiamo nessuno da vendere a fine anno, noi mercato non lo facciamo e finisce come peggio non potrebbe finire. Allora, conferenza stampa, col Frosinone giochiamo. E siamo senza Petkovic. No vabbè, non ce voglio credere. Resoconto finale su Roy Krishna. Scadrà fra un anno. Ma chi è? Ah, questo qui. Questo non era male per niente. Però sta al Verona. Ormai Roy Krishna è bello che è andato. Vabbè, è arrivato presto, tra l'altro, il nostro resoconto. Ah, il Bari ha vinto. Dunque, dobbiamo vincere per forza. La cosa non mi rassicura affatto. Allora, no, Petkovic c'è. Meno male. Allora, abbiamo detto che si gioca discretamente bene con questo 4-1-2-1-2, per cui lo manteniamo e mettiamo Coronado per adesso. Poi eventualmente il secondo tempo cambiamo un po'. Io voglio dare fiducia a Colombatto. Sapete che vi dico?
pronti nel secondo tempo eventualmente a buttare dentro Nimein se la situazione dovesse essere discutibile. Per il resto io lascerei così Petkovic e Citro, anche se devo dire che il buon Singh non ha demeritato, per cui una chance col Frosinone, partita dell'anno, gliela diamo. Salva le modifiche, se perdiamo col Frosinone io piango tanto. Piango tanto perché la zona promozione si allontana pericolosamente, se non io vorrei maledirmi per aver simulato quella col Cittadella. Perché se non avessi simulato quella col Cittadella adesso stavamo comodamente in terza posizione senza neanche la cosa di dover per forza vincere col Frosinone adesso, ma ormai si sa che è così, io me ne cerco le cose complicate. Dunque, giochiamo in casa, abbiamo vinto fuori casa all'andata, a ritorno voglio stravincere in casa e non prendere gli schiaffoni. Kutcher, e il pallone entra ed è gol. Palla lenta, beffarda. Ma com'è entrata sta palla? La forza giusta, il suo pallonetto superando il portiere avversario e spedendo la palla in fondo alla rete. No, vabbè ragazzi, abbiamo subito un'involuzione tecnico-tattica veramente sconvolgente in questa seconda parte di stagione. Non so quale sia il problema, ma io un altro anno del B non me lo faccio, eh. Ve lo dico. Cioè, l'incubo della B basta. Si mette male. Si mette male. Frosinone ci ha purgato con una violenza. Ma a parte che io poi, per carità, poi dico cose che non hanno neanche grande senso. Io, per carità, sono contentissimo se andiamo in Serie A. Ma se facciamo fatica col Frosinone, se ce dovesse essere Trapani-Juventus o Trapani-Inter o anche un banale Trapani-Udinese, ma quanti ce ne fanno? 74-0 perdiamo. Ottima la lettura difensiva. Mamma mia. Bravo Scozza. Singh. E c'è il tiro. L'ha messa. Singh. Primo gol in campionato. Io non ci voglio credere. Non ci voglio veramente credere. Ha tenuto. Tocco di giustezza, preciso, chirurgico. E l'ha incrociata. Come neanche il miglior Petagna ha mai saputo fare. Vabbè, il Nino Curiale non ne parliamo, ormai sta marcendo in tribuna. Hanno pareggiato. Che sorpresa questo Singh. L'abbiamo trattato male, l'abbiamo preso in giro, ma lui ha risposto alle critiche come meglio non poteva fare. Il piccolo Singh, venuto dall'India, da dov'è che viene questo? Vabbè, nel secondo tempo ci sarà gloria anche per Cuffati allora. Mamma mia, l'ho vista dentrissimo. Dentrissimo l'ho vista sta palla. Petco, mi fai una sponda? Niente, non ce la fa. Vabbè, primo tempo buono. Buono, quantomeno stiamo ricominciando a giocare. E la cosa non guasta affatto. Io non toccherei nulla, devo dire la sincera verità. Sto primo tempo va bene così. Stiamo tenendo con la prima in classifica. Non si riescono a fare i cambi. La palla non esce come al solito. Vai Singh. Cercano spazi. Vai Singh. Mamma mia Singh. Mamma mia. Mamma mia Singh. Meno male che sei uscito. Ma che cos'era? Non c'è tempo per niente. Vabbè. 1-1, poteva andare molto peggio, devo dire che ce la siamo giocata abbastanza bene, partita povera d'emozioni al di là dei due gol, però insomma, poteva andare peggio, dai, i punti non dobbiamo farli con le prime in classifica, chiaramente, dovremmo farli con squadre tipo il Cittadella senza perderli, per cui maledetto me che l'ho simulata quella. Comunque, abbiamo perso una posizione, siamo quarti al momento, a una lunghezza dal Bari, a 4 dal Salerno. Il Frosinone sta a 10 punti ormai, non lo riprendiamo mai più. Comunque, io andrei avanti con loro, quelli di prima, e poi a fine di questa fase di allenamento rimettiamo dentro Brunone, per quanto appunto io non stia rendendo minimamente con lui in campo, ma è il nostro miglior giocatore, tocca tenerlo. Allora, ufficio. Che c'è?
Nizzetto, mister, quando ho firmato per questo club mi aveva fatto delle promesse specifiche riguardo al mio ruolo qui, ma al momento ritengo che lei non le stia mantenendo. E chi se ne frega, Nizzetto, ma non te sevo più guardare in campo, ma che te devo dire? Su. Allora, io mi sa che torno a rimettere le ali a questo punto. Capirà, ora ci abbiamo Terni. Che sta 17esimo. E poi abbiamo subito dopo il Brescia che sta ultimo. Vabbè ragazzi, io quella col Brescia la simulo per principio, per cui andiamo su quella col Terni, sperando che oggi io devo fare un esperimento tattico oggi. Voglio provare a giocare con una sola punta oggi e due trequartisti. Proviamo Petkovic. Andiamo a fare gli esperimenti tattici ormai. Coronado, ecco, mettiamo Cuffati insieme a Coronado. Poi mettiamo Scozza, va bene. Possiamo provare a mettere sull'esterno sinistro Rizzato, sull'esterno destro andiamo con i main. Barilla, Scozza che altri ruoli sa fare? Il centrocampista centrale. Potremmo dare un turno di riposo a Barilla, visto che sta giocando ininterrottamente. E il buon Nizzetto lo portiamo in panca al posto di Petagna, che non sta più giocando. Anzi, facciamo iniziare la partita a lui, così vorrei evitare che si creino tipo drammi nello spogliatoio. E basta, direi che possiamo andare avanti così, sperando che col Terni si riesca a fare qualcosa. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Troppo facile andargli via. Avenatti. No, vabbè, non è possibile. Sono più uno sugli avversari. Non è possibile. Cosa sta succedendo a sta squadra? Secondi 45. Non ci si crede, non creiamo più niente. Buon possesso palla, caccia di spazi. Può colpire da lì. Il Terni ci sta prendendo a pallonate, facendo lo schifo tra l'altro, perché hanno fatto due tiri in porta, due gol. Giocano di melina e di rimessa. È una cosa che definire frustrante è dire poco, ma... La recuperata, azione interrotta. Acidro, un po' di gloria ogni tanto. Ci sono metri a disposizione. Mamma mia, bella apertura Acidro. Bella apertura, complimenti per la scelta del giocatore. Recupera il pallone, interrompendo l'attacco. Mamma mia, ma che schifo, ragazzi. Coronado è pure morto. Io sono senza parole. Vabbè, partitaccio come peggio non poteva andare. Io devo dire che bisogna fare qualcosa, perché non funziona. Qualcosa non sta funzionando di brutto. Il Bari che ha fatto? Dov'è il Bari? Ha pareggiato col Carpi, almeno una buona notizia in tutto questo casino c'è stata. Dunque il Bari dista due lunghezze adesso. Dista due lunghezze, ma a noi ci serve uno stravolgimento in attacco. Allora, che brutta situazione, mamma mia. Allora, io insisterei su Petkovic andando su dribbling resistenza. Perché mi sembra la cosa migliore. Se riusciamo ad arrivare a un 80 di dribbling, forse qualcosa si inventa. Per il resto continuerei così. Adesso rimettiamo le ali larghe, così ritornano i main in squadra. Sto nel panico più totale. La squadra non sta più rispondendo come speravo. E io che pensavo di essere destinato a una ricca promozione, si sta mettendo malissimo. Malissimo. Dirigenza Trapani, ancora che si accollano questi soldi, non ho modo di farne, per cui smettete di accollarvi, perché tanto non è che li posso tirar fuori dal cilindro. Per cui, allora, riproviamo un'altra formazione ancora. Possiamo buttarci sul... Dio mio, che situazione. 4-1-2-1-2 largo. Mi sembra l'unica. Singh e Petkovic. Colombatto fuori. Dentro Rizzato. E... Nizzetto.
Ma se io provassi a fare una cosa, no? A mettere Kwan, sebbene non sia il suo lato. Cosa sto facendo? Dov'è Nimein? Nimein, puoi giocare a sinistra? No, chi se ne frega. Bene, allora, Barilla Coronado. Io voglio provare così, per una volta. Coronado non c'è proprio ultimamente. Gli diamo un turno di riposo al buon Petco. Mettiamo Betagna e Singh. Dietro non sta funzionando manco più dietro. Mettiamo Rizzato come esterno. Visconti che non sta rendendo neanche lui come dovrebbe. E ci fermiamo qua, in maniera tale che vediamo se st'altro schema ancora qualcosa produce. Io non so più cosa sperimentare, le sto provando veramente tutte. Adesso quella col Brescia che volevo simulare me la gioco, perché non si può veramente fare a meno. Dunque, giochiamola. Ultimo in classifica, se non vinciamo con questi ragazzi io mi dimetto. Che veramente di scandalosi non ne ho voglia. D'altro mi sa che c'era Cuffati che era lesso, non me ne sono manco accorto. Vabbè. No, vabbè. La difesa completamente ferma e Brescia va in vantaggio. All'86esimo il Brescia va in vantaggio contro un Trapani da schiaffi in faccia. Io veramente, boh. Scandalosi, difesa completamente ferma. I tifosi, gli yokai che non ne ha più. Vabbè che l'ha giocato ci ha stato Bonazzoli. Mali mortacci vostra, di tutti quanti. Ha segnato Bonazzoli che non segna da 15 anni, Bonazzoli. Mamma mia che sconfitta brutta. Che sconfitta brutta. Io non so più che dire. Sono in un momento di profondo smarrimento, devo dire la verità. Profondo smarrimento. E c'è una conferenza stampa. Giocatore infortunato. 4 settimane. Annyeong Kwan, vabbè. Non è una grave perdita. I giornalisti sono venuti in sala stampa. Partecipiamo a questa sala stampa. Allora, facciamo una conferenza alla Ciccio Graziani. Trapani. Motiviamo. Io volevo parlare malissimo della squadra, visto che come si è messa. Motiviamo la squadra. Ormai c'è rimasto solo quello. Perché per il resto la vedo veramente come peggio non potrebbe andare da tutti i punti di vista. Non c'è veramente. Io. Boh. Vediamo un attimino come butta. Allora, un consiglio. Colloquio. La prossima è una partita molto importante per la squadra. E penso che dovrei scendere in campo al posto di Singh. Spero sia d'accordo con me. D'accordo. D'accordo è un parolone. Però non c'ho alternative? No. Ahimè no. Ahimè non ne ho. Però. Porca miseria, cioè veramente. Adesso io devo dire che per come si è messa, io torno all'unico schema che conosco, quello che uso quando gioco online, sperando che mi porti fortuna, che è il 4-3-1-2. Mettiamo questo, me lo porto fino a fine campionato, comunque vada, visto che gli esterni non stanno per niente lavorando come dovrebbero. Torniamo a quella che è la nostra solita abitudine con... Tanto pure Barilla sta giocando malissimo ultimamente, non si sa bene perché. Adesso voglio riformare la coppia Citro-Betagna, sperando che vada bene, ma a parte che in difesa stiamo... Mamma mia, mi tocca far giocare a Krešić. Devo far riposare entrambi i centrali, sennò facciamo la fine di prima. Io prima il gol col Brescia l'ho preso perché erano stanchi i centrali. Mi tocca riesumare Terlizzi. Bene. Allora, io li porterei in panchina. Però, quantomeno. Terlizzi, Yaogai, Nizzetto, ecco. Nizzetto potrebbe farsi una partita dall'inizio, visto che è un po' che non capita. Pagliarulo... Sì, al posto di Krešić. Calabria come sta? Pure lui sta lì. Vabbè, mi tocca fare turnover totale, vabbè. Facciamo turnover totale. Non sia mai che facendo turnover totale si riesce a fare qualcosa. Io butto dentro pure Ciccio Curiale. Il Nino Curiale. Allora, Cuffati è lesso.
Cuffati è completamente lesso. Cuffati è completamente lesso. Adecenco, alla richiesta in tutti i modi. Tocca a te. Moduli, 4-3-3. O la va o la spacca. 4-3-3 in linea. Curiale. Anzi, vediamo se c'è un 4-3-3 con i giocatori stretti. Ecco. C'è un 4-3-3 in linea. No, non c'è. Vabbè. 4-3-3 offensivo. Con Petkovic centrale, Curiale a fare l'esterno. Decenco che non è per niente un esterno alto. No, sto facendo una pazzia totale. Non è minimamente lo schema adatto a giocare con questi giocatori. Perché Decenco è uno spilungone dei 200 metri che non sa mettere un passaggio in fila. Per cui non è il caso. Torniamo al 4-3-1-2. Con Decenco che farà il trequartista. No, Curiale. Ci mettiamo il ciccio Curiale. Che mi sa che anche nelle sue corde. No, attaccante. Petkovic. Attaccante. Vabbè, giochiamo così. Con tutta la squadra rinnovata. Io non vedo alternative. Voglio provare a fare una cosa. Sì, salva le modifiche. Va bene. Va bene così. Anche perché secondo me grosse alternative non ne abbiamo. Detto questo, ragazzi, io però a questo punto mi fermerei qua per adesso. La partita con il Novara, che si trova... Tra l'altro siamo scivolati tantissimo, siamo sesti. A 5 punti dal Bari. Porca miseria. Il Novara dove sta? Il Novara è 17esimo. Ci mancano però diverse partite, non è ancora tutto perduto. Bisogna ricominciare a vincere però, da subito, non abbiamo più scelta. Per cui niente, io direi che ci fermiamo qua per adesso, la prossima volta cercheremo di far risollevare questa squadra, anche se ormai la vedo veramente tosta. Ragazzi, niente, ci vediamo alla prossima.